Ben ritrovati, sono Antonio Epifani, Product Manager in First Italia. Oggi ci troviamo a vedere le nostre soluzioni CMMT ST e CMMT AS, ma le andiamo a vedere all'interno di alcune nostre demo che utilizziamo per supportare i nostri clienti e per vedere come funzionano all'interno delle vostre applicazioni. Mi aiuteranno i miei colleghi e insieme a loro andremo a vedere le funzionalità di tutte le soluzioni possibili per le vostre applicazioni. Buongiorno a tutti, sono Francesco Mazza, Application Specialist di Festo Italia. Oggi andremo a vedere come configurare la seconda porta encoder del nostro servoazionamento CMMTAS. Il servoazionamento Festo può essere controllato in forza, velocità e posizione. In particolare implementano un controllo ad anello chiuso in cascata con un loop sulla corrente, un loop sulla velocità e un loop sulla posizione. La seconda porta encoder già integrata sull'azionamento può essere utilizzata per chiudere il loop di posizione non sull'encoder del motore ma su un encoder esterno. Questa funzionalità può essere molto utile per esempio per avere un controllo più preciso e sicuro utilizzando un encoder montato direttamente sull'asse lineare. Oppure macchine con svolgitori in assi trasportatori, dove ci possono essere degli slittamenti relativi tra l'asse di alimentazione del film e lo svolgitore. Oppure per implementare un'applicazione con lavorazione al volo, dove un asse deve andare a inseguire un altro. Una volta configurato il nostro motore rotativo su Automation Suite, andiamo a configurare il nostro encoder esterno. Nella parte di parametrization andiamo su Encoder Interface e andiamo a selezionare Encoder Channel, il secondo encoder, Encoder Interface 2. Sotto andiamo a mettere le caratteristiche dell'encoder esterno che utilizziamo. In questo caso utilizziamo un encoder esterno incrementale con 2500 incrementi. Facciamo lo store e scarichiamo sull'azionamento. Adesso la velocità attuale è misurata dall'encoder calettato sul motore. Qua si vede la velocità che varia. Mentre la posizione attuale è misurata dall'encoder esterno. Sulla pagina di controllo abilitiamo l'asse e andiamo ad azzerare l'encoder esterno. La posizione attuale è adesso a 0 e andiamo a impostare sulla record table un movimento relativo sulla posizione attuale di 360 gradi. Facendo partire un posizionamento, se c'è trazione, a un giro del motore corrisponde un giro dell'encoder. Se invece c'è slittamento, il motore continua a girare fino a che l'encoder non completa il giro. Adesso andiamo a vedere un'altra possibile applicazione, un'applicazione di inseguimento dove il nostro asse andrà a inseguire un encoder esterno. Andiamola a vedere su Automation Suite. Dopo aver fatto la configurazione del nostro asse lineare, in Parametrization su Encoder Interface, andiamo a impostare il nostro encoder esterno. Anche in questo caso abbiamo un encoder incrementale con 16.380 incrementi per rivoluzione. Andiamo ad attivare l'invert encoder signal. Subito dopo andiamo nel menu Master e Slave e andiamo ad impostare la nostra sincronizzazione. Impostiamo l'encoder esterno, la tolleranza in posizione velocità di sincronizzazione e teniamo delle dinamiche elevate per avere un inseguimento veloce. Nella parte di record table andiamo a impostare l'azzeramento dell'encoder esterno, la sincronizzazione del nostro slave con l'encoder esterno, il tempo di lavoro, in questo caso un secondo, e subito dopo il ritorno a zero. In questo modo possiamo far partire la sincronizzazione.
Nel nostro caso a sinistra abbiamo un asse master che si muove a velocità costante. L'encoder del nostro asse master entra nel nostro asse slave. Una volta settato l'encoder del master, possiamo far partire l'inseguimento. E lo slave andrà a inseguire la posizione del master esattamente per un secondo e poi ritornerà in posizione 0. In questo modo è possibile implementare delle applicazioni con taglio al volo. Quindi abbiamo visto come si può utilizzare la seconda porta encoder. Grazie per l'attenzione e alla prossima!